avete fatto credere, parla quattro lingue, l'ho sentito parlare in inglese, sono pronto al confronto in inglese e in francese con Conte. We will work for that, but in the this moment we are all in the same battle, we are fighting the same powerful. My mother who cry in the TV when she feeling with she felt the Berlin walls destroyed by the people. Andiamo bene, proprio bene. All countries in the world are hit. And we are all in front line. My mother who cry in the TV when she Excuse me. Sega. Bitte schön. Noio. Sega? Ha capito? Carissimo. Dopo ti spiego. Noio volevan savoir. Noio volevan savoir l'Idris. Yeah. Non me lo di. No, te lo devo di. Ma no, non me lo di. No, perché lo devi sapere. Vogliamo sapere per andare. Dove dobbiamo andare? Per dove dobbiamo andare? Andare. So, è una semplice informazione. Primo, vattene a fanculo. Secondo, restaci. Non rompeteci le palle stasera. Le palline dell'albero, preventivamente sanificate con del gel. Jingle gel, jingle gel, jingle gel, jingle all the way. Le palline, dicevo, devono essere posizionate almeno ad un metro l'una dall'altra. Le luci dell'albero, dato il coprifuoco, devono essere spente a partire dalle ore 18. In che senso? Per coloro che fanno il presepe, attenzione alle seguenti regole. La Madonna e San Giuseppe, nell'attesa della natività, possono stare all'interno della capanna poiché congiunti. Che però, se la paternità è dello Spirito Santo, come fa Giuseppe a essere considerato un congiunto? Va bene, questo lo approfondiremo nel prossimo Consiglio dei Ministri. Oh, ma ci saranno a piappi il culo questi? No. Mica mi suona tanto a me. No. Il bue e l'asinello, provvisti di referto negativo al tampone veterinario, devono stazionare fuori dalla capanna fino al momento della nascita di Gesù Bambino. Solo a quel punto potranno entrare in maniera contingentata, cioè a turno, per effettuare la loro opera di riscaldamento. Because the idea without marketing and commercial structure, the results are not good. Divieto assoluto di assembramento dei pastori. Possono comunque stazionare al di fuori delle locande, ma solamente seduti sulle panche insieme alle loro capre. Perché si sa, sopra la panca la capra campa e sotto la panca la capra crepa. E noi agli animali ci teniamo. Capitolo a parte per i re magi. Quello che porta l'oro, vista la comprovata necessità economica del dono, previa quarantena forzata all'interno del suo scatolone, potrà presenziare solo nella giornata del 6 gennaio. Consegna l'oro e se ne va. Gli altri due re magi, che dovrebbero portare con sé incenso e mirra, che francamente non sono così necessari, possono spedire i propri doni tramite un servizio di consegna a domicilio. Vattene a fanculo! Per quanto riguarda la programmazione televisiva, anch'essa subirà dei cambiamenti dovuti alla situazione e verranno cancellati alcuni programmi o film ritenuti diseducativi, come ad esempio la sitcom 8 sotto un tetto, Biancaneve e i sette nani, 4 matrimoni e un funerale, 7 spose per 7 fratelli, 4 ristoranti e 4 hotel. Il buono, il brutto e il cattivo sì, ma non tutti e tre insieme. 8 e mezzo diventerà 17:30 circa, massimo le 18. Rocco e i suoi fratelli va bene, ma un fratello alla volta. Purtroppo nella notte di Natale
una poltrona per due non potrà essere trasmesso. Mi dispiace che anche questa tradizione venga modificata, ma si sa, la vita a volte può essere così crudele. Numero di... Ulteriori misure legate al Natale e al Capodanno verranno rese note prossimamente. Per chi volesse ulteriori chiarimenti, il PDF di questo DPCM, che è l'ABC e il TFR di CGL e CISL e UIL, può essere prematurato e scaricato come se fosse Antani del Toner per due. In che senso? Grazie. Sto fio de una mignotta! Ma che figura mi fa? Ah, mi è scappata! Assolutamente vi invitiamo a non svolgere feste, party nelle abitazioni private. Grazie, buon lavoro a tutti. Voglio fare una festa con gli amici e basta, senza mascherina come vecchi tempi, senza la mucchina. Per me va bene se sei d'accordo, io porto il vino rosso, così lo bevo e mi metto a parlare e cantare in ortodosso. Tutto questo te lo puoi scordare, c'è già un lievito che puoi contare. Preparati a fare il pane da sera per una buona estate quarantena. Vado a ballare con Crete in spiaggia. No. Allora con gli amici con Crete in casa. No. In spiaggia. No. In casa. No. E su questo dico vaffanculo. Tu parli troppo, sei da quarantena. Ho voglia di festa, festa, festa. No. Ho voglia di festa, sì, festa. No. Festa, sì. Ho voglia di ballo. No. Ballo, no. Ballo, no. Parli troppo quanto mia zia Carmela. No. Tutto questo te lo devi scordare. Ce la faremo, hai già baciato il balcone. Preparati a fare il pane da sera, perché le feste non le puoi più fare. Oh!